che è l'Arci, che orgogliosamente da molti 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 anni si occupa non solo di migranti quando sono sul territorio dell'accoglienza, ma anche di tutti i percorsi e le rotte, ma anche fa un grande lavoro di prossimità con le ONG, con quasi tutte le ONG con cui facciamo percorsi insieme, sostegno. Qui, giusto per fare un esempio, qualche anno fa proprio a Cecina nacque il primo tavolo che poi ha dato inizio e ha fatto nascere Mediterranea, la ONG. L'Arci per 2 anni ha rinunciato al proprio 5 per 1000 perché l'ha usato per finanziare Mediterranea. Siamo vicini a quasi tutte, c'è una prossimità, abbiamo con i nostri corridoi umanitari. A un certo punto, quando lo Stato non riusciva a garantire gli aerei, abbiamo fatto una partnership con Open Arms e Open Arms ci ha dato una mano e abbiamo con loro fatto il tragitto. Quindi spesso nelle nostre manifestazioni come questa, come Sabir, parliamo anche di quello che succede agli sbarchi. I compagni e le compagne che stanno sulle coste siciliane sono spesso all'interno degli sbarchi, fanno un lavoro straordinario, fanno un lavoro importante di informazione, informativa, ed è un lavoro fondamentale essere lì e provare a capire anche se ci sono delle fragilità, ma soprattutto delle, come dire, garantire che ci sia un'informazione, che sia un'informazione chiara a chi arriva da situazioni e da viaggi veramente estremanti. È successa una cosa in questa regione particolare e straordinaria, per cui è stato costruito, è stato dato la possibilità, ed è la prima, ma questo se lo racconterà meglio di me Serena Mordini, della direzione tecnica di SATIS, che è il sistema antitratta toscana, e io posso testimoniarlo umilmente perché ero lì proprio a Livorno il primo sbarco. È stato creato questa sinergia con le associazioni del terzo settore, in particolare con l'antitratta, perché è la regione, e non solo la regione, i comuni hanno creduto, a mio avviso a ragion veduta, che fosse necessario avere un'attenzione particolare proprio in quel momento lì, nel momento più fragile, dove le persone arrivano, dove bisogna anche riuscire immediatamente a capire dove le persone possono essere sistemate nel posto giusto e se è necessario essere messe magari in protezione o con un'attenzione particolare. Questo evita, credetemi veramente, tante difficoltà e tante situazioni spiacevoli. Credo che debba essere rinforzato all'interno degli sbarchi la presenza del terzo settore, e di un terzo settore che ha l'attenzione, la competenza, la forza e anche competenza per riuscire a, in quel momento lì che è delicatissimo, che è un momento particolare, se si riesce a fare un buon lavoro, secondo me poi si facilita molto il lavoro anche dei colleghi e delle colleghe che poi lavoreranno dopo di noi. Passo quindi la parola a Serena e la ringrazio per essere qui.